Visto il tema di quest'anno del Giffoni Forever Young, tu ti senti una Forever Young? Certe volte sì, mi sento irriducibile, per come, ripeto, mia figlia mi riprende lei, no? Ma e invece a volte mi sento tutti i miei anni, perché appunto la vita scrive dentro di noi e lo sai, sono i momenti. Visto che tu hai conosciuto il sud, sei stata molto a contatto con Palermo. Adesso da poco sono stata in Sicilia, fantastico. Qual è il messaggio che lasci ai giovani del sud? Mannaggia, i giovani del sud. Allora, i giovani del sud, parliamo della Sicilia perché è un carattere diverso, il sud, l'Italia è proprio multiforme, ha tante realtà, tante identità, sono mille paesi. La Sicilia, aspetta che mi sposto un pochino, come ti chiami? Francesca. Francesca, la Sicilia è una terra, per come la vedo io, passionale, molto, molto orgogliosa, sontuosa, è una terra anche di scrittori, perché c'è un'identità, non so, riservata, che potrebbe essere. Ecco, il problema è che se il sud viene trascurato, viene abbandonato, è più difficile poi conquistare, no? Certo, quindi è importante che i giovani studino, che si diano a loro stessi degli strumenti per esprimersi, per difendersi, per combattere, per non sciupare tutta la loro ricchezza, perché i ragazzi sono proprio, c'è tutto, in un giovane c'è tutto, e tante volte a volte io, perché c'è la droga, perché c'è talmente tanta energia in un giovane che lo vogliono stroncare, capito? Lo stroncano magari con le stupidaggini, con le, che ti arrembambiscono così, e invece un giovane potrebbe veramente, la passione muove il mondo, si dice, no? Puoi fare un saluto ai ragazzi di Yam Online? Yam Online? Ma proprio di Palermo, Palermo International, allora aspetta, sì, ma che vi devo dire, che vi voglio bene, tanto, e Yam Online, Yam Annanz, sempre, sempre, sì, sempre, si ricomincia.